rallentato dopo il tour de force dell'ultimo mese. Sì, un riposo che capita a puntino e ci serve per ricaricare un po' le pile sia fisiche che mentali. Abbiamo fatto un filotto importante e adesso dobbiamo raccogliere le energie per concludere da qui alla sosta in maniera positiva come abbiamo fatto fino adesso. Anche se la prossima settimana poi ci sarà la Coppa Italia, il campionato di nuovo, quindi due partite in pochi giorni. Sì, c'è la Coppa Italia che ci teniamo comunque a far bene, andare avanti. E poi ci sono le ultime partite di campionato fino alla sosta alle vacanze, e quindi ci teniamo a far bene e a continuare la nostra striscia positiva. C'è questa sfida tra le due che inseguono. È scontato dire che si fa tra virgolette il tifo per il Trapani o comunque per un risultato di parità perché è Catania più vicino, oppure tutto sommato fare di questi calcoli rigore se serve fino a un certo punto. Sì, secondo me serve fino a un certo punto, il campionato è ancora molto lungo. È chiaro che è una partita importante, di due dirette inseguitrici, quindi la guarderemo sul divano attentamente. Io personalmente spero in un pareggio, però ripeto, il campionato è ancora molto lungo, quindi significa poco secondo me ancora. Il campionato ha appena detto presumibilmente che saranno queste tre squadre ormai a giocarsi questo benedetto turno rosso, le altre sembrano decisamente lontane e meno competitive. Sì, secondo me sì, l'avevamo detto anche all'inizio, erano queste, e poi secondo me c'era anche il Cosenza sulla carta che ha avuto qualche difficoltà. Il campionato sta dicendo questo e vedremo alla fine. È chiaro che fa parte di una cosa così competitiva, uno lo mette in conto, però personalmente come stai vivendo questa competizione? Si usa dire che va bene perché è per il bene della squadra, però tu come la stai vivendo? No, io la sto vivendo bene, anche perché fino all'infortunio ho sempre giocato. Poi c'è stato questo infortunio, dopo è chiaro che non è facile riprendere subito, anche perché quando sono rientrato con la squadra abbiamo avuto anche il turno infrasettimanale e quindi non mi è stato possibile allenarmi a pieno regime tra viaggi e partite. Quindi piano piano ho ripreso un po' di condizione e adesso sto bene e niente, poi è chiaro che in una squadra forte che ambisce al primo posto è normale che ci sia della competizione, che ci siano tanti giocatori importanti che si giocano il posto la domenica. Quindi è tutto normale, e ognuno fa il massimo, dà il massimo in allenamento. E poi c'è l'allenatore che decide, fa le scelte. Mirko, nella mentalità che vi ha trasmesso, lo chiedo a te perché facevi parte anche del Sì. gruppo di forza, c'è forse anche la consapevolezza di gestire dal punto di vista disciplinare meglio le partite, perché mi sembra che quest'anno ci siano molti meno ammoniti e molti meno Sì. episodi, ora non so le statistiche precise, ma mi sembra evidente che ci sia un cambio nell'atteggiamento mentale sull'avversario, sulla partita. Il mister ce lo dice sempre, di pensare a noi stessi. Una cosa che non vuole è quella di penalizzare la squadra con atteggiamenti che non vanno bene, e questo ce lo dice spesso. Poi il mister ha una mentalità vincente, che riesce a trasmetterla a tutto il gruppo. E niente, speriamo di andare avanti così e di raggiungere l'obiettivo. Qualcosa comunque c'è da aggiustare, il fatto difensivo pensando soprattutto alla partita contro la Regina, poi vabbè affondi la partita senza gol.
Ma sì, secondo me più che la difesa è più che una questione di reparto, è una questione di mentalità. Il calcio secondo me è cambiato, adesso non si può parlare di difesa, centrocampo, attacco. Si difende e si attacca tutti assieme. I primi difensori sono gli attaccanti, poi i centrocampisti e i difensori. Quindi penso sia più una cosa di squadra che di reparto o di singoli. E la stessa cosa vale per gli attaccanti, perché se la palla gli arriva male da dietro è fatica dopo far gol. Quindi secondo me bisogna, c'è qualcosa da aggiustare sicuramente, ci stiamo lavorando ogni settimana e niente. Ecco, da voi i difensori il mister prende tantissimo, soprattutto in uscita, quel passaggio è determinante, molto spesso il mister per servire proprio gli attaccanti. Sì, perché giocare con palle sporche per gli attaccanti, anche per le caratteristiche che hanno i nostri attaccanti, dopo diventa difficile. Quindi cominciare l'azione da dietro con passaggi precisi è fondamentale. Infatti il mister ce lo dice sempre, la tecnica per giocare a calcio è fondamentale e far partire l'azione bene, quindi di conseguenza è fondamentale. Posto? Prego, Tony. Secondo te il Lecce è la squadra più forte, sinceramente, pensando anche al reparto offensivo, anche tutti, insomma, Difficile da dire. Io sono di parte, per cui ti direi di sì. E dopo però c'è sempre la questione campo, nel senso il campo che poi determina tutto. Secondo me il Lecce è una squadra forte, ma lo era anche l'anno scorso. Niente, l'unico giudice supremo è il campo alla fine, quindi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo e basta. Poi vedremo alla fine se questa squadra è stata veramente forte o no.